Amici sportivi, buonasera, sono Simone Rosselli per Swiss World TV, partner di Legnano Web TV, e stasera sono qui a commentare la partita di semifinale svizzera tra l'Hockey Club Ladies Lugano e il Thurgau Indian Ladies. Al mio fianco un grande conoscitore dell'hockey, un mito almeno per me, nel suo piccolo o nel suo grande, Lillo Virgilio Brignoni. Buonasera. Grazie Simone per la presentazione. Prima partita di playoff e qui le cose si fanno serie e si inizia a giocare per vedere il domani. Bene, siamo qui, stiamo aspettando l'inizio della partita, le squadre si stanno scaldando con i loro classici esercizi di riscaldamento. Poi magari Lillo dirmi, guardando un po', visto che so, cioè, sei un portiere, dirmi cosa ne pensi dei due portieri così a occhio. Ma nel riscaldamento non, di solito un portiere non fa vedere tanto. Da ex portiere era... Nelle partite importanti, se si vede il mio riscaldamento, il coach doveva già cambiarmi subito perché era un disastro. L'importante è da quando c'è l'ingaggio d'inizio. Dal primo fischio. Da quando il primo disco tocca il ghiaccio, lì bisogna essere concentrati più del 100%. Bene, sono d'accordissimo con te, perché anche io nel riscaldamento, quando mi riscaldo... Non diciamo parolacce, ma hai capito cosa intendo. Bene, nel frattempo vi diamo le formazioni. Lillo, leggi tu magari la formazione dell'Hockey Club Ladies Lugano. Il portiere, Lehmann Alexandra, prima linea di difesa, Nicole Bullo, Poletti Lisa. Seconda linea di difesa, Stocker Franziska e Giannettoni Nicla. Terza linea di difesa, Orlandini Anneke e Abgotspon Selin. In attacco, prima linea al centro, Raselli Evelina. Alle ali, Moe Kili e la straniera, Kervin e Michel. Seconda linea, Odermatt Andrea, Riner Noemi e Egiman Romi.
terza linea al centro Debeuf, Laura, e c'è solo un'ala, Luraschi, Lucia. Sicuramente farà girare le ali destre con il coach Koppinen per compensare, per completare la terza linea d'attacco. Ecco, bene, allora leggo io il Thurgau. Allora, ti sei dimenticato la seconda portiera. Mancinelli, Daglia. Ecco. No, lo dico perché anch'io quando sono sempre il secondo sono sempre dimenticato, così come Lillo ogni tanto quando faceva magari la riserva. Ok. Mi è capitato poche volte, ma ovvio, il portiere di riserva è dimenticato. Esatto, però ti è capitato. Ok. Beh, ovviamente. Bene, andiamo con la formazione del Thurgau Indian Ladies. In porta Kiss Roxanne, in difesa Kutzer Leoni, Buchi Annick Daniel, Schmidt Sandra, al centro Stifelania, Vetli Stefani, Merz Zoe, Studentova Simona, Urschler Angelina, alle ali, alle destre e sinistre, Krause Tania, Michelin Rael, Staubladina. Chiedo scusa alla giocatrice per la mia pronuncia. E poi abbiamo come altre giocatrici che non sono classificate nel ruolo Müller Marie-Sophie, Stans Phoebe, che è la capitana, Salzgeber Nor, Daniil Nora, Kirsner Samantha, Laova Teresa e una ticinese emigrata oltre Gottardo, immagino per studio o lavoro, Valerio Nicol. Head coach Mattias Rehman. Ecco Lillo, passiamo... dimenticavamo gli arbitri. Vediamo chi sono gli arbitri. Non riesco a vedere. Allora, gli arbitri saranno i signori Rivera, Fabrizio e Biagi Aris. Allora Lillo, prima della fine del riscaldamento ti faccio un po' di domande anche da arbitro, perché sei anche un ex arbitro o arbitro di lega inferiore adesso, in altri sport diciamo. Ma partite così, gli arbitri devono essere tranquilli come lo devono essere le giocatrici. È solo una partita di hockey, anche se importante, ma devi essere cosciente che se sei a questo livello ti fanno arbitrare queste partite è perché sei in grado di arbitrare. Come si dice, l'importante sono i primi 10 minuti, cioè fischiare le penalità giuste per far capire anche il metro, la sticella, sì, che vuoi mettere, dove possono giocare, dove possono arrivare coi colpi diciamo. A parte che teoricamente nell'hockey femminile non c'è il contatto fisico, però essendo uno sport di contatto, sì, il contatto che possono avere, uno sport veloce, non è possibile non averlo. Ecco, bene. Bene, è suonata la sirena. Adesso le giocatrici finiscono il riscaldamento, raccolgono i dischi. Siamo quasi pronti per cominciare. Ricordo anche che adesso che le giocatrici si schiereranno sulla linea blu, faremo un minuto di silenzio anche noi, perché verrà fatto in tutta la pista per ricordare Luciano Ronchi, che purtroppo è deceduto recentemente. Il signor Ronchi è stato a lungo addetto al tavolo della giuria ed era un vero tifoso delle ladies e dell'hockey su ghiaccio femminile, una di quelle persone che trovi in poche piste. Lo ricordiamo con emozione e soprattutto i nostri pensieri vanno a suo nipote Sasha, anche lei ex giocatrice del Lugano Ladies. Ecco, aspettiamo l'annuncio.
memoria di Luciano Rocchi, per tanti anni stimato collega a tavola giuria e molto vicino a lei di Santino Urbano. In questa circostanza ricordiamo anche il caro papà del nostro presidente Sidney Piaget, che ci ha lasciato qualche tempo fa. Bene, intanto che aspettiamo che le giocatrici si rimettano i caschi e si piazzino. Tu che magari hai seguito, cioè dimmi, hai seguito magari il campionato fino adesso? Sai darmi una qualche statistica sulle due formazioni? Ma tratto le statistiche, soprattutto del Lugano, hanno una sola giocatrice straniera, nata in Danimarca, ma col doppio passaporto anche finlandese. E non è venuta in Rio al Ceresio a far vacanze, perché in 16 partite ha messo a referto 49 punti. Quindi mica male come tabellino. Tre volte medaglia di bronzo ai mondiali e una alle Olimpiadi, quindi significa aver vinto l'oro del resto del mondo, perché ovviamente Canada e Stati Uniti si giocano la finale per l'oro. E ogni tanto vince una, ogni tanto l'altra, e le altre si sperare di fare il terzo posto. Sì, si spartiscono, esatto. Cioè ogni tirano a pari e dispari a vedere chi vince quest'anno. Sì, diciamo, detta molto semplicemente. Beh, anche perché hanno altri numeri. In Canada ci sono 11 leghe femminili, oltre la Women NHL, e fisicamente tutto. Poi, come dico, hanno i numeri per scegliere 30 da portare ai mondiali e alle Olimpiadi, che fanno la differenza, si giocano loro con le americane. Negli Stati Uniti non so esattamente quante leghe femminili ci sono, ma i numeri ce li hanno. Beh, se contiamo solo le leghe dei college, immagino che dopo i college siano 16-11, saranno anche il doppio. Beh, per far capire il livello, qui a Lugano ha giocato anni fa Alana Blahovski, che a Nagano aveva vinto con Team USA la medaglia d'oro, e mi sembra tre stagioni fa è venuta a fare lo skating coach della prima squadra del Lugano maschile. Quindi per far capire il livello di pattinaggio che hanno in Nord America le donne. Allora, guarda, ti interrompo per, diciamo, riprendere il commento. Andiamo, giochiamo sul nostro pianeta, diciamo. Ecco, siamo partiti. Disco in mano al Turgovia. Se vuoi interrompermi, fallo pure. Qualsiasi cosa vuoi dire, tu dilla. Allora, ecco la numero... Ecco che Lugano parte, ecco, non è offside. Lugano ha cominciato molto bene i primi 30 secondi. Beh, Turdao ha iniziato con un forecheck molto alto, praticamente a livello dell'area di porta, ha provato un lancio lungo per tagliare tutta la pista, purtroppo è arrivato dietro la porta, ha annullato il possibile icing. E adesso c'è un ingaggio in attacco per le confederate. Primo avvertimento per il Turgovia. Sai magari più specificamente spiegare questa cosa? Ma è... Cioè, io sono rimasto che dai l'avvertimento al secondo... Prima era 2 minuti, adesso sembra che abbiano tolto anche... Cioè, cambi il giocatore. Per semplificarla. Allora, ai tempi aveva messo, all'inizio scambiava il giocatore, la seconda era il 2 minuti, ma come arbitro chiudi gli occhi, perché quello che arrivava come secondo era peggio piazzato, con i pattini storti, la palla del bastone che era ancora più messa in obliquo di quella di prima. Ecco, no? Scusa, ti interrompo ancora, il Lugano è in attacco.
però purtroppo ha perso il disco. Ecco che riparte il Turgovia. Io ti dico, ho visto settimana scorsa, queste due squadre hanno già giocato contro e lì aveva vinto il Turgovia, però la storia insegna che essendo stata l'ultima partita della serie, della regular season, probabilmente, come dici tu, per il portiere il Lugano non si sia sforzato, anche se, cioè, ha perso, ma è relativa quella partita persa. Playoff sono un altro mondo, sono un'altra cosa. Beh, quando arrivi all'ultima partita e sei già sicuro di incontrare la stessa squadra nel primo turno dei playoff, cerchi di mascherare un po' il tuo gioco per non far capire esattamente all'avversario cosa vuoi fare, in che stato di forma sei. Sì, giusto. Infatti io cerco di farlo anche quando gioco io in partita, ma purtroppo non mi riesce, cioè mi riesce sempre di non nascondere i miei difetti, però è un'altra storia. Continuiamo a seguire la partita. Il Lugano è in attacco con la numero, non ho visto bene il numero, però il portiere del Turgovia, la Kiss Roxanne, ha fatto una bella parata. Poi c'è che dire che anche l'Alexandra Lehmann prima ha fatto un bel intervento. Ecco, siamo ripartiti. Bel intervento del portiere di Roxanne Kiss. Non facile, perché poi me lo confermerai, in due tempi ha parato. Sì, è meglio andare sul sicuro, bisogna evitare di dare un rebound perché è pericolosissimo. È meglio essere veloci a coprire il disco, è meglio concedere un ingaggio nel terzo di difesa che uno a metà pista. Esatto, ecco, continuiamo. Ecco, il disco torna nell'area di difesa del Lugano. Riparte Lugano con la giocatrice, adesso è passato al numero 19, che è la Odermatt Andrea, che però bella azione del Lugano, che purtroppo va fuori di poco dalla porta. Ecco che il Turgovia riparte. Ecco il Turgovia, che azione pericolosa, per fortuna ha tirato fuori dallo specchio della porta, però il portiere, perché non si può dire portiera, Alexandra Lehmann era prontissima. Ecco, siamo nel terzo di difesa del Turgovia. Riparte il Turgovia con la numero 58, Studentova, la loro straniera. Insistono con l'azione, bella parata plastica di Lehmann. Ecco che il Turgovia insiste. Ma Lehmann para. Ecco Lillo, sono passati 4 minuti e 40. Io, dal mio modesto parere, dico che il portiere Lugano mi sembra pronto, perché ha ricevuto diversi tiri. Tu cosa ne pensi? Ma sicuramente non è una sprovveduta, è già qualche anno che gioca a questi livelli, ma ho notato in difesa al Lugano che c'è, sta troppo chiuso, quasi un box da inferiorità numerica, e dà la possibilità di avanzare fino allo slot alle avversarie per poter fare un tiro abbastanza quasi sicuro. Perché ovviamente non hanno la prestanza fisica di fare uno slap dalla linea blu, e quindi più le fai avvicinare più diventa pericoloso il tiro. Il Lugano cerca più sulla velocità, sulle incursioni centrali e sulla sinistra del fronte d'attacco. Ecco, scusa, ti interrompo, il Lugano era in attacco, adesso ha perso. No, tiene dentro il disco, però purtroppo viene perso. Riparte il Turgovia, che perde anche lui, perdono anche loro il disco. Riparte la numero 12 del Moichili,
azione personale e parata del portiere. Però a me sembrava gol, però ho avuto un'impressione sbagliata. No, ottimo intervento, bello il tiro, piazzato però, bravi entrambi. Sì, penso sei d'accordo con me che entrambi siamo portieri, come dicevo anche quando faccio i commenti con l'Axel, i portieri sono nei playoff soprattutto 50, 60, 70% della squadra? Anche di più. Anche di più, soprattutto in questa che è la prima di 5 partite, che anche la serie, ricordiamolo, si gioca su 5 partite, è lunga, è veramente lunga, e vincere la prima è un vantaggio psicologico per chi vince, ma è anche un motivo di rivalsa per chi perde, perché il giorno dopo c'è subito la rivincita. Cosa ne dici? Ma tornando ai portieri, cosa devono fare? Come gli arbitri? Hanno i primi 10 minuti per tranquillizzare la squadra e fargli capire, ok, dietro abbiamo qualcuno che è sicuro, possiamo giocare, fare il nostro gioco tranquillamente perché sappiamo che dietro siamo coperti. E giustamente qui il playoff, l'importante è che a fine di questa partita ovviamente spogliatoio ci sarà una squadra che festeggia relativamente, direi, perché domani è la seconda partita. Esattamente, ma dall'altro non ci deve essere scoramento, ma ci deve essere la consapevolezza di aver fatto tutto per vincere la partita e arrivare al punto da dire ok, abbiamo fatto il 100%, ma di là c'era qualcuno più forte di noi. Sì, giusto. Ecco, riprendiamo la cronaca della partita. Lugano col disco. C'è stato un aggancio dubbio, ma penso che l'arbitro che era più vicino abbia ritenuto che non ci fosse contatto. Ecco, riparte il Turgovia. Entra nella zona il Turgovia. Si piazzano le giocatrici, ma la difesa del Lugano tiene. Contrasta bene. Ecco, riparte il Lugano con la numero 24, Noemi Riner. Che tra l'altro ricordo che lei, la numero 24, Noemi Riner, più le altre tre giocatrici delle rispettive tre altre squadre che fanno le semifinali, hanno posato per un post di Facebook proprio per presentare queste finali. Ecco, torniamo alla cronaca, un'altra bella parata del portiere del Turgovia, che è anche non facile, visto che le sono saltati sopra almeno in due, tra l'altro la sua squadra, però bella parata. Ma sicuramente adesso Lugano ha alzato il baricentro, sta comandando il gioco e sta facendo vedere la superiorità che ha dimostrato la classifica, perché seconda in regular season, Turgovia terza, però deve sempre giocare, come dico, al 110%, perché nessuno, nei playoff soprattutto, nessuno ti regala nulla. Sì, e poi ricordiamo che Lugano, come dici tu, vuol far sentire la sua presenza, anche perché noi siamo, cioè loro giocano in casa qui alla Corner Arena. Ma se nei playoff giocare la prima in casa non è facile, perché sei obbligato a vincere. Lo so, davanti al tuo pubblico è difficile, boh, quest'anno un po' meno. Diciamo così, mettiamolo un po' a sorridere, perché vabbè. Ma l'importante, cioè il ghiaccio, quando dicono senza pubblico si dice, ma il fattore pista non esiste più, il ghiaccio cambia perché è diverso, da pista a pista, anche se sembrano uguali, ma giocarci senti la differenza. Sì, non hai non hai le tue abitudini, cioè la differenza è che il Turgovia ha fatto un viaggio di 4 ore, Lugano l'ha fatto di, non so, mezz'ora, quella più lontana. Adesso dico così un po' No, però capisco il tuo discorso, anche il fatto, cioè giocare in casa anche dei playoff è diventato più una questione che non devi prendere il bus e andare alla pista. Vabbè, tra virgolette, allora, anche cioè il fattore pista vuol dire, scusa, se
che la quinta partita, se dovessimo arrivare alla quinta partita, ha il vantaggio relativo di giocare in casa, che può essere un vantaggio come può essere uno svantaggio, perché Torgovia vince stasera, vince le due partite qua in casa, Lugano vince a Torgovia e la quinta comunque è decisiva. Ma alla quinta partita conta più niente, perché fai la conta in spogliatoio degli ematomi che hai sulle braccia, sulle gambe, e dopo lì il fisico non conta più, conta la testa e basta. Lì sì, lì è solo la testa. Soprattutto, non solo, perché ovviamente non puoi arrivare che non riesci a patinare. Però se, quando mi è capitato una serie di finale delle ladies, Lugano Zugo, era sulla meglio delle tre, la seconda a Zugo, arrivata ai rigori. Io sono arrivato a casa alle 3:30 del mattino, alle 2 si giocava qua a Lugano. Quelle dello Zugo hanno dovuto prendere un pullman alle 8 del mattino, ma quelle del Lugano sono arrivate anche loro alle 3. Quindi lì stanco, sono stanchi tutti. Sì, è una questione mentale. È un po' come quelli che vanno a fare, prendo un esempio estraneo a Loki, come quelli che vanno a fare l'Ironman. No, anche chi l'obiettivo è di arrivare in fondo all'Ironman, a un certo punto le gambe ti abbandonano e la testa che diventa. Se la testa anche quella ti abbandona, dico Ironman per dire una cosa estrema, ma come anche nell'hockey, se ti abbandona la testa non ci puoi far niente. Comunque andiamo avanti, siamo a 10 minuti, i 10 minuti che dicevi tu, che i primi 10 minuti, infatti abbiamo visto che anche le squadre sono un po' studiate, successo ben poco, adesso vediamo se il ritmo viene alzato. Ecco, come non detto, Lugano ha avuto una bella occasione per segnare, non sfruttata, e adesso riparte Lugano con la numero 12, Kilimoi. Ecco Lugano in difesa, riparte dal terzo, contrastata tipo dalla giocatrice del Lugano, dal Turgovia, scusate, che adesso c'è una mischia. Ecco, esce il Lugano vincitore da questa mischia, ecco che riparte il Lugano. Bellissima occasione da gol non sfruttata, ma non per imperizia, ma perché il portiere è stato bravo in questa occasione. Ma io ho notato in uscita dal terzo il passaggio in diagonale, cioè è passato in mezzo a due giocatrici del Turgao ed è una cosa pericolosissima, perché se intercettano quel disco la porta è lì davanti. Sai magari dirmi, adesso c'è stato un fischio arbitrale, se ho visto bene, per un bastone alto. Sì, un bastone alto, visto che non c'era il contatto col giocatore avversario, quindi si esce dal terzo e si ricomincia. Ecco, bene, continuiamo la cronaca. Come ti ho detto prima, interrompimi se c'è vedi qualcosa. Ecco, Lugano col disco, tiro il numero 24. Riconquista il disco il Turgovia, che riparte con la numero 21. Che nel frattempo ha già perso il disco. Scusate, dico solo il numero perché se sto lì a dire anche i nomi non finiamo, finiamo domani alle 2. Continuando la cronaca, ecco il Turgovia che riparte, perde il disco. Lugano riconquista il disco, riparte la difesa, non riesce a far uscire il disco. Ecco il Turgovia che si punta la porta, bella parata di Lehmann. E Lugano che riparte. Una cosa che fino adesso... Bellissima triangolazione che purtroppo non è riuscita perché c'era il difensore. Sì, dimmi. Ma una cosa, differenza tra le due squadre in attacco. Lugano sta creando negli ultimi minuti molto traffico davanti al portiere per non fargli vedere i tiri, quindi per complicargli il lavoro. E c'è il Turgovia, sta cercando più di giocare linearmente. Cioè, sì.
dare diretto sul portiere, anche l'ultima azione erano in due, quella col disco si è fermata, l'altra è andata giù dritta invece di schermare il portiere. Sì, un po' le differenze tra anche, diciamo, tra come gioca Lugano e come gioca il Turgò, cioè anche la mentalità, una è un po' più latina e una un po' più tedesca, diciamo, svizzero tedesca. Ecco, gol del Lugano, gol del Lugano. Hai visto magari anche il numero? Il numero 3, Carvino e Michel, finlandese. Il numero? Ah, primo gol del Lugano, Kervinen, numero 33, Kervinen Michel. Era la giocatrice che dicevi prima, no? Beh, la finlandese. Beh, un tiro, Nord America chiamano i... Per poter segnare devi mirare i 5 buchi, cioè praticamente mezzo alle gambe, incroci e bisogna calcolare il portiere che scende a butterfly dei 40 centimetri che si sale per circa 30 e una larghezza di 15, cioè a fil di palo, perché altrimenti se tiri addosso il portiere non segnerai mai. Ecco, e dimmi, da portiere, ex portiere navigato, anche ex portiere e ex arbitro, quanto influirà sul Turgovia che adesso è in attacco? No, primo, cioè sì, è vero che il primo tempo di una partita che dura 5 partite, cioè sono 15 tempi, però cosa dici, il Turgovia adesso cercherà subito il pareggio o cercherà di risparmiare anche le forze e andare magari a cercare nel secondo tempo il gol del pareggio? Ma sicuramente devono cercare di andare in spogliatoio alla prima pausa sull'1-0 se possibile. Molto meglio riuscire a pareggiare. La partita è lunga, c'è tanto hockey da giocare. Come dice un famoso collega, rubato qualcuno che ha giocato sempre in porta a livelli molto più alti di me. E di me. E che lavora per la televisione della Svizzera italiana, che conosco tra l'altro molto bene. Ecco, un altro fischio per uno, scusa se ti interrompo, un altro fischio per Bastone Alto. E l'ingaggio fuori dal terzo del Lugano. Ok, andiamo avanti. Dicendo il Turgovia che deve recuperare, invece Lugano penso che deve tenere, cioè deve tenere l'1-0. Cioè quello che è lo svantaggio, arrivare 1-0 alla fine del primo tempo, Lugano deve tenerlo almeno l'1-0. Ma nell'hockey è troppo difficile tenere il risultato, perché non puoi buttare fuori il disco, perché altrimenti subisci una penalità. Quindi bisogna cercare di fare il secondo gol prima della prima sirena. Diciamo il gol della sicurezza, almeno per blindare il primo tempo. Esatto. Ecco, speriamo di non averla gufata, perché il Turgovia è in attacco. E fa gol. Ed è come abbiamo detto prima, il Turgovia non ha mollato e ha subito pareggiato, ma è anche giusto che sia così nei playoff. La partita è aperta, cioè questa è una partita aperta e 1-1 è ancora più emozionante per chi segue, diciamo, il giocatrice magari no. Hai magari visto il numero? Il 10 mi sembrava. Beh, ma qui l'errore è stato fatto a livello difensivo del Lugano, che praticamente pattinavano in avanti, quindi vuol dire che sei in ritardo e non c'è stato nessun cioè disturbo col bastone, col corpo, per poter impedire una conclusione facile. In poche parole, hanno avuto un'autostrada da dove passare. Esatto. Cioè, e benché brava, Lehmann non ha potuto fare niente. Anche qui era un tiro piazzato a fil di palo, quindi poteva farci poco. Io sono convinto che non c'è il gol imparabile. Se il portiere è piazzato giù nel modo giusto e parte il momento giusto, dovresti pararli tutti, però sbaglia chi fa qualcosa e... Esatto, e speriamo che questo dia ancora più carica a Lehmann, ma a tutta la squadra. Ma sicuramente il portiere non deve abbattersi per un gol subito, deve dargli la carica e dire adesso basta e non segnano più. Poi dopo si gioca, c'è un avversario,
Esatto, c'è un avversario davanti. Quindi noi dobbiamo fare il nostro, cercare di limitare, perché azzerare è impossibile, gli errori. Ma minimizzarli, sì. Sì, giocare semplice, sempre testa alta, non fare le cose che magari complicate, che magari provi nelle partite che stai vincendo pochi minuti dalla fine con un largo margine. Bisogna fare tutto nel modo più semplice possibile. Sì, ti dico un aneddoto, dico anche a chi ci segue, sperando siano anche numerosi, perché è comunque la semifinale svizzera. Io ti dico, personalmente, farà anche magari ridere qualcuno, io quando prendo il primo gol in una partita sono contento. E tu mi dirai, perché? E io ti rispondo, perché mi toglie un peso, perché ho avuto delle partite arrivare a un minuto e mezzo dalla fine con lo shootout in tasca e un mio giocatore mi fa l'autogol e lì io ci ho messo una croce. Ma chiudiamo questa parentesi e continuiamo la cronaca della partita. Vediamo un ingaggio conquistato dal Lugano che tiene dentro il disco nell'area, nel terzo del Turgovia. Perde il disco, riparte il Turgovia. Si piazza la squadra del Turgovia, ma senza esito, e riparte subito il Lugano dal lato. Passaggio in mezzo, che contrastata purtroppo la giocatrice numero 12, che sta pensando a cosa fare, tenta il tiro sulla porta, ma il portiere para, perché era lì sul palo, aspettava solo che faceva il tiro. Cosa ne dici? Beh, quello che dicevo prima, se tira addosso il portiere, a meno che non si fa la pirlata e se lo butta dentro da solo, un tiro così è impossibile che riesce a segnare. Sono d'accordissimo con te, e poi eventualmente c'è l'eccezione che da lì era praticamente impossibile, poi ci sono quando ti beccano, sei sul palo e ti beccano proprio il buchino, quello però è la giocatrice che lì è brava, se dovesse succedere, ma non è il nostro caso. Torniamo alla cronaca, ultimi due minuti, 1-1 tra HC Ladies Lugano e Turgau. Ah, e tra l'altro ricordo a tutti, e ricordo anche a te Lillo, che siamo seguiti anche dagli amici di Turgau. Hai magari un gruezzi da dire o qualcosa ai nostri amici istruttori tedeschi? No, purtroppo il mio tedesco, soprattutto Schweizer Deutsch, è nullo, quindi comunque un saluto agli amici Turgau. E tutti quelli che, sperando anche dalla parte romanda, non dimentichiamo che ci sono anche i romani magari che ci seguono, cioè sarebbe anche bello che ci seguano. Comunque ricordiamo, in Serie A o Women League, dove giocano Lugano e il Turgovia, e ricordiamo che dall'altra parte ci sono il Bomo Thun e lo Zurigo Grasshopper Lion. Ci sono anche, così a memoria se non sbaglio, il Neuchâtel e una sesta squadra che al momento mi sfugge, ma vi dirò nel secondo tempo, che formano la Serie A femminile. E come detto, c'è solo il Neuchâtel dalla parte francese, ma sotto le squadre esitor francesi o romande, tu mi potrai magari confermare, ci sono. Ma ho notato con piacere, alcune stagioni fa hanno creato la Serie C, e ho notato che c'è anche la Serie D, quindi cresce il movimento, quindi ci sono più ragazze che giocano, quindi c'è più concorrenza. Peccato che la Serie A sono solo 6 squadre, però ovviamente i costi sono maggiori e non tutti i club possono sostenerle. Sì, oltre che quello, io ci ho riflettuto e immagino che sia anche probabilmente per fare il vertice di una piramide, no? Hai la Serie D, la Serie C basse con tante squadre, la Serie B ha 10 squadre e una Serie A che è al vertice con solo 6 squadre, ma hai il top della qualità. Sei d'accordo?
Ma allora, ovviamente più sali di categoria, più aumenta il ritmo, più aumenta la qualità. Quindi anche solo negli allenamenti, mettiamo, far una giocatrice di serie C, di talento, portarla in serie A, ha solo da migliorare. Beh, già puoi giocare con una straniera di valore, come qui a Lugano. Quindi sì, poi sono d'accordo con te. Imparare solo a guardarla, senza che sicuramente ti può anche spiegare dei trucchi. Lava la fava. Dei trucchetti. Esatto. No, da ogni professionista si può imparare tanto. Io ricordo, visto che mancano pochi secondi, ricordo che è scomparso anche l'anno scorso, due anni fa, una frase che mi è rimasta in mente da quando Michael Casanova giocava nel Lugano. C'è stato l'allenatore dei portieri che in un'intervista ha detto: il professionista si vede sul campo, non si vede alla fine del mese quando ritira lo stipendio. E questa frase mi ha fatto veramente riflettere. Cioè, se tu guardi, senza andare nel maschile, però anche nel, solo la straniera del Lugano, lei ha preso da Danimarca, è venuta in Ticino, come dici anche tu, arriva al Ceresio, non per far vacanza, ma penso che dimostri giorno per giorno alle giovani, che Lugano ne ha tante, come fa un professionista, ma come vive anche un professionista. Perché ricordiamo che le lady su Lugano sono tutte, lavorano tutte o studiano tutte, c'è solo una straniera, fanno enormi sacrifici e gli enormi sacrifici sono per arrivare a questo, a giocarsi un titolo svizzero. Sei d'accordo? Ma guarda, allora io non direi sacrifici, io ho giocato... Sacrifici per modo di dire, nel senso, è una cosa che se ti piace lo fai con piacere. Cioè, fai fatica, perché io... Ah. Due minuti fai già. Thank you.
Bene, amici telespettatori di Swiss World TV, che ricordiamo siamo partner di Legnano Web TV, bentornati per l'inizio del secondo tempo della partita di semifinale svizzera tra HC Ladies Lugano e Thurgau Indian. Allora Lillo, manca un minuto all'inizio, un tuo commento sul primo tempo? Ma sembra quasi che al Thurgau ha fatto bene subire la rete, perché a un certo punto all'inizio era abbastanza equilibrato, poi dopo Lugano ha preso il sopravvento, è passato in vantaggio e, come dico, poi si è equilibrata ancora la partita e speriamo che va avanti così, dai. Anche giocando le partite tirate sono molto più belle. Sono più emozionanti anche. Sì, perché resti concentrato, sei in the game, come si dice, e non puoi sbagliare, perché qualsiasi errore può uccidere. Esatto, quindi ricordo agli amici telespettatori che ci seguono di andare adesso in bagno, che mancano 15 secondi, e poi piazzatevi davanti allo schermo, perché se andate in bagno e segnano, il gol ve lo perdete, cari. E poi tu mi confermi un po' quel che dicevo prima, un po' l'aneddoto che ti dicevo. Il portiere del Thurgovia si è caricato prendendo il gol, diciamo. Ma è un po' quello che dicevo anch'io. È un po' liberarsi la mente da un peso psicologico, diciamo. Nel playoff uno shootout è relativamente importante, cioè più importante che regular season. Non in questo caso, ma per la squadra che porta a casa uno shootout nei playoff è psicologicamente un vantaggio. No, sicuramente più che il portiere, perché ha disputato un ottimo primo tempo con diverse parate decisive, la squadra. Ecco, scusa, ti interrompo per la bellissima parata di Lehmann, che ricordi, 18 secondi il Thurgovia è già partito a sprombattente. Diciamo che sono proprio come, cioè son tedeschi, cioè loro mirano a porta, non mollano mai. Ma diciamo che si dice sempre che sia tu cominci il secondo tempo come è finito il primo, quindi il Thurgau ha finito meglio del Lugano. Sì, confermo. E ha cominciato meglio. Come tu puoi perdere una partita 7-0, ovviamente già sul 4-5-0 molli, perché ormai sai già, soprattutto playoff, devi giocare ancora domani, però gli ultimi 10 minuti cominci a dar tutto, perché sicuramente la partita del domani la cominci come gli ultimi 10 minuti. Esatto, sono d'accordissimo con te. Detto anche da me che qualche serie di playoff l'ho anche giocata, o comunque seguita da secondo. Ecco, ritorniamo alla cronaca. Prende il disco il numero 24 del Lugano, che fa un bellissimo tiro fermato da, ricordiamo, in porta il numero 72, Kiss Roxanne. Bella parata. Tu cosa dici? Ma qui l'errore è stato uscendo dal terzo di difesa, ha sbagliato il passaggio e la giocatrice del Lugano ha recuperato il disco, ha potuto andare a tirare. Bene, continuiamo la cronaca. Lugano insiste. Passaggio in mezzo che non viene preso, insiste la 92 del Lugano che va a cercare il disco, contrastata da non vedo il numero del Thurgovia, che riparte col disco, perde il disco il Thurgovia, riconquistato da Lugano, che riparte da dietro la porta, fa un'uscita un po' così, infatti il disco ritorna dentro nel terzo, esce Lehmann, supportata dalle sue colleghe, riparte il Lugano in attacco. Ecco che si continua a giocare, c'è stata una chiamata dalla panchina del Lugano per un possibile fallo, ma non c'era secondo l'arbitro, e parata di Lehmann. Questa poteva essere una possibile e pericolosa occasione da rete. Ma è partito tutto da un errore del Lugano, ha permesso al Thurgau di fare un contropiede e sfiorare la rete.
come ho detto prima, bisogna cercare di fare le cose semplici, quindi i passaggi non farli in mezzo se possibile, ma cercare sulle balaustre. Sì. E torniamo alla cronaca. Ecco il numero 12 con il numero 23 del Lugano che tengono il disco nell'angolo, contrastata da due giocatrici del Turgovia. L'arbitro che dice di giocare, che tra l'altro fino adesso gli arbitri non sono stati protagonisti, come si dice, cioè hanno fatto quello che devono. Ecco un'altra parata del portiere del Turgovia. Ma torniamo agli arbitri, mi sembra che, come dicevi anche tu all'inizio, abbiamo detto i portieri, gli arbitri mi sembrano, diciamo, prendono un tecnico calcistico in palla, ma diciamo che sono aiutati anche da chi sta giocando, che è una partita molto corretta, combattuta, come deve essere un game di playoff. Però se ti aiutano i giocatori che giocano correttamente, la partita va via liscia. Sì, e speriamo vada via liscia fino alla fine. E amici spettatori, ricordiamo che siamo sull'1-1 di una serie che conta 5 partite da 3 tempi da 20 minuti. Quindi in totale sono possibili 15 tempi di gioco. Ecco, parata di Lehmann, che mi puoi confermare, così come anche Kiss, mi sembra molto sul pezzo, almeno fino adesso, molto attenta sui tiri, molto pronta e, come dicevi all'inizio, una sicurezza per le sue compagne davanti e una sicurezza anche per il tentare di portare delle... diciamo andare all'attacco. Ma diciamo che se il risultato è di 1-1 a questo punto è colpa dei portieri, tra virgolette, ovvio che stanno facendo un'ottima partita, anche perché tantissimi tiri da questo inizio del secondo tempo e gli ultimi 5 minuti della fine del primo tempo erano, cioè, a visuale libera, quindi nessun problema per intercettarle. Sì, diciamo che hanno il lavoro facile per il momento, senza schermi davanti. Esatto. Ecco, un'altra parata di Lehmann, che tra l'altro, sai dirmi un po' i tiri nel primo tempo? No, ho perso un po' il conto a un certo punto. Però direi che comunque sono abbastanza, una parte più o meno uguali. Molto equilibrata, devo dire. Anche come pericolosità, c'è ovviamente che sta facendo la differenza, anche ha avuto l'occasione prima, la finlandese del Lugano dimostra che non è arrivata a quei risultati per caso. Ecco, andiamo avanti, il Turgovia insiste nella sua azione offensiva, ecco il numero 58, dietro la porta, ma si fa intercettare il disco. Lugano tenta di uscire, ma va dietro la porta. Adesso cerca di uscire, ecco. Esce col numero 14. Numero 23 è sulla porta. Tira fuori. Purtroppo era fuori il tiro, ma l'azione è stata veramente pericolosa. Vuol dire magari, Lillo, che Lugano sta alzando il ritmo? Ma in questa azione sicuramente... dovrei vedere, perché non è un'azione che determina se prendi l'inerzia della partita o no. Devo continuare, bisogna pattinare fino alla fine e, come dico, non sbagliare. Cioè, diciamo, con questa azione Lugano penso che ha dato un segnale molto forte al Turgovia che la partita la vuole vincere. Non che il Turgovia non voglia, ma con questa azione, che è solo un'azione, poi magari il Turgovia mi smentisce, ma cerca di dimostrare che ne vuole di più. Ma allora, diciamo che tante occasioni da rete sono scaturite da errori individuali,
sia di posizione che di passaggi, e quindi non è tanto, diciamo, merito del gioco delle squadre quello che abbiamo visto fino adesso, ma di merito di errori. Ovviamente ci stanno e bisogna essere bravi a sfruttarli, perché le partite le vince chi sbaglia di meno, perché dai meno possibilità agli avversari di crearsi delle occasioni. Sì, e poi nei playoff ancora di più il minimo errore lo paghi. Infatti abbiamo visto che i due gol sono stati dei piccoli errori, ma sono stati pagati molto caro da tutte e due le squadre. Sì, perché come hai detto tu, la serie sì è lunga, di 5 partite, ma se cominci ad andare sotto 1-0 tosta. Devi vincerne 3 su 4 per passare, sì, andare in finale. 3 su 5. No, dopo diventa, se vai sotto 0, sì, devi vincere 3 su 4, diventa più complicata. Regular season perdi una partita, dici ok, ho 20 partite, perdi la prima, posso vincerne 19, sei sicuro fino a quella data lì che conosci già in preparazione quando esce il calendario, giochi sicuramente. Sì, esatto. Ok, torniamo alla partita, Lugano in attacco, nella zona neutra. Riparte, bella. Era un'ostruzione, mezza ostruzione, ma vabbè, non c'era. Ecco, riparte il Turgovia, contrastato dalla giocatrice del Lugano. Ecco che la numero 20 del Lugano prende il disco e riparte da dietro dalla porta, cerca la sua compagna, purtroppo intercettata. Devo dire che tu magari mi smentirai, ma vedo che il Lugano cerca di andare diretta, invece il Turgovia gioca più sul laterale. Ma è dall'inizio che stanno giocando così, dipende anche l'impostazione degli allenatori, cioè non è che anche dico, diciamo, delle peculiarità dei giocatori che tu hai a disposizione. Sì, chiaramente. Ovviamente non puoi pretendere da un checker che ti segni 40-50 reti a stagione, quelle le pretendi da uno sniper. Che è appunto la finlandese. Esatto. Che ricordiamo ha fatto 49 punti e la seconda è del Turgovia dietro a 34 punti. Sì. Quindi un'enormità, perché, cioè, praticamente ha creato il vuoto. Beh, ma da quando seguo l'hockey femminile, ormai sono tanti anni, cioè la differenza te la fa veramente la giocatrice di importazione, molto di più che non a livello maschile, perché guardando le statistiche del Lugano c'è lei, poi dopo c'è l'Evelina Raselli che comunque faceva parte della spedizione a Sochi dove la Svizzera ha conquistato il bronzo, diciamo anche storico bronzo, io mi ricordo, l'ho guardato sul divano, è veramente storico quel bronzo. L'unica è questa ragazza giovane svizzera e poi c'è la veterana, diciamo, che io scherzando con i suoi genitori, appena compiuto 33 anni, gli ho detto ma quanti ne ha? 65, perché è una vita che gioca. A 16 anni era già titolare del Lugano e della nazionale svizzera, quindi... Che ricordiamo, tu parli di Nicole Bullo. La Nicole Bullo, sì. Che beh, è un po' una giocatrice two ways, quindi adesso molto più difensiva, perché ovviamente più si va in là con gli anni, meno si spreca energie pattinando a vuoto, però è sempre la quarta a livello di punti dell'Hockey Club Lugano. Sì, tanta roba. Ecco, torniamo alla partita, siamo al nono minuto, siamo entrati al nono minuto e diciamo che la partita si è un po' calmata, diciamo, cioè attaccano di qua, attaccano di là, ma si annullano un po' a vicenda, diciamo, al momento le due squadre. Poi magari fra non so quanto arriverà quel colpo di genio da una parte o dall'altra e cambia tutto. Tu cosa dici? Ma
stanno sbagliando molto, devo dire, per essere una partita di semifinale, tantissimi errori, però ci sta. Se, probabilmente sentono la partita, probabilmente anni fa c'era più differenza a livello tecnico tra Lugano e Turgau, probabilmente come hai detto te settimana scorsa hanno giocato qui, ha vinto il Turgau, magari chissà che le giocatrici confederate hanno più tensione perché si ricordano che possono vincere a Lugano. Ecco, scusa, ti interrompo. Abbiamo la prima penalità per l'HC, contro l'HC Ladies Lugano. Il numero 19, che è la giocatrice Andrea Odermatt. E se non sbaglio, dimmi se sbaglio, ha preso 2 minuti per un bastone alto. Guarda, non ho seguito la... non ho visto il segno esattamente. Comunque... bastone alto, comunque il 2 minuti che poi poco importa per qual è il fallo, diciamo che è un'occasione d'oro per il Turgovia per portarsi in vantaggio. Ah, sicuramente. Poi se a metà partita è uno switch che è importante. Ma diciamo che finora ormai siamo a metà partita, hanno lasciato correre perché se volevano essere pignoli altre 3-4 penalità ci potevano essere, ma hanno deciso così, non hanno, questa è la loro linea, giusto così. Sì, e poi ti dico, giocano in 4 Lugano, sembra che quest'ulteriore, cioè questa penalità abbia tra virgolette rinforzato Lugano invece che indebolirle, visto che sono appena arrivate sulla porta. E beh, ovviamente all'inizio del box play mette sul ghiaccio le più forti che hai a disposizione, tasso tecnico che magari anche superiore alle 5 della squadra avversaria, ed è facile spesso, soprattutto nell'hockey degli ultimi anni, è facile che ci siano dei reti in short end. Bene, andiamo avanti. Ecco che il Turgovia approfitta del 5 contro 4 per attaccare, bella parata di Lehmann. Lugano si difende molto bene, il disco però è ancora al Turgovia che riparte con la giocatrice che non vedo il numero, però comunque riparte il Turgovia, che è una giocatrice andata al cambio, sempre il Turgovia in possesso del disco. E cosa dire, il Turgovia ha ancora 50 secondi, cercherà di, cioè sta mettendo pressione, perché giocare in 4, anche se tu eri portiere, sai che comunque i tuoi compagni davanti in 4 fanno più fatica che in 5. Ma sicuramente, ma stanno facendo girare poco il disco. E se ecco, scusa, bella parata ancora di Lehmann, che mantiene la sua porta nel secondo tempo inviolata. Ecco, scusami, vai pure avanti. Ma sto dicendo, stanno facendo girare poco il disco, molte... le giocatrici stanno tenendo tanto il disco, patinano e dà il tempo al portiere, invece di cambiare il gioco e far spostare il portiere, cercare di tirare al volo, così non è pronto al 100%. Ecco, un'azione che poteva essere pericolosa del Lugano che non è finita in Asim, perché ricordami bene la regola: se il portiere quando arriva al disco esce dalla sua zona e va a prendere il disco, si attiva e di conseguenza annulla l'icing, giusto? Sì, ma essendo Lugano in inferiorità numerica non c'è l'icing. Lo so, però dico la regola generale. La regola generale, sì, il portiere deve restare nella sua area di porta, altrimenti se esce viene annullato. Bene, andiamo avanti. Lugano in attacco, recuperata la giocatrice. Una bella azione fermata dal portiere. Portiere molto attenta, che questa non era un'azione facile, ma Kiss ha parato bene. Ma sicuramente, bella azione del Lugano, il passaggio sotto porta, il tiro era raso ghiaccio, tentato in mezzo ai gambali, ma il portiere è stato più bravo.
Bene, andiamo avanti. Lugano riconquista il disco. Ricordiamo che a chi magari ci segue solo da adesso o si è appena collegato, siamo sull'1-1 tra HC Ladies Lugano e Thurgau Indian. Partita che, ricordo, è la semifinale, è una delle due semifinali della Women Hockey League del campionato svizzero, il massimo campionato svizzero femminile, la Serie A, diciamo. E ricordo anche che, oltre ai nostri amici svizzero-tedeschi di Torgovia e dintorni, e magari amici romandi, so che ci seguono anche dalla Federazione Svizzera di Hockey. Penso che sia anche, cioè, più che per noi, sia un bel riconoscimento per l'hockey femminile, il fatto che con le nuove tecnologie si possa far vedere streaming. Una bella anche partita, cioè questa partita è anche bella, come dicevi tu prima, emozionante. Ma sicuramente sono ragazze che danno un grande impegno, cioè togliendo tanto tempo libero alla loro vita. Ecco, scusami, ti interrompo nel commento. Era una bellissima azione del numero 19 del Lugano, che ricordo che è la Andrea Odermann, ma subito il Thurgovia dall'altra parte, c'è un capovolgimento di fronte che non ci permette di fare giusto anche, cioè siamo al playoff, quindi il gioco è anche veloce. Dicevo, scusami Lillo se poi ti do la parola, siamo nel terzo del Lugano e del Thurgovia, che perde il disco. Lugano riparte con la numero 33, entra dal lato, cerca la compagna in mezzo, purtroppo non aggancia, disco perso dalla giocatrice sulla linea blu. Lugano riparte da dietro col numero 5, contestata dalla giocatrice del Thurgovia, che ricordo, e penso che tu sei d'accordo, cioè chi va sul ghiaccio da adesso in poi, ma anche prima, cioè da tutto. Ah, indubbiamente. Volevo un appunto sul passaggio di prima verso la finlandese. Ecco, azione da gol. Bellissima, bellissima azione da rete del numero 17 del Lugano, che è Stoker Francisca, ma bellissima parata di Kiss Roxanne. Ecco, dimmi. Ma il passaggio gli è arrivato sui pattini, ha dovuto controllarlo, quindi ha dovuto rallentare. È meglio il passaggio che sia un metro troppo avanti, che vado alle balaustre a prenderlo, e non che devo magari girarmi, che è troppo corto. Cioè, sono queste le piccolezze che fa la differenza, che creare una ghiotta occasione da rete. Bene, ecco, siamo all'ingaggio. Ah, 2 minuti per la giocatrice del Thurgovia, però non ho visto per cosa. Ah, 2 minuti per sgambetta, la giocatrice del Thurgau. E c'è un fischio arbitrale. E un ingaggio nel terzo. Ecco Lillo, si è ribaltata la situazione. Il Thurgau aveva avuto un'occasione, 5 contro 4, adesso c'è il Lugano. Deve sfruttarla lui, perché il secondo tempo mancano solo 5 minuti. Cosa dici? Ma gli special team sono sempre più importanti, ovviamente, cioè, si guardano le statistiche delle squadre, troverai sempre power play, box play, la percentuale sia di reti segnate di box play che è passato indenne, quindi si segna quasi più in power play adesso che non in 5 contro 5. Sì, la differenza la fanno più gli special team che quando sei a 5 contro 5, diciamo. Esatto. Perché sono proprio, cioè, sono lavorati, entra il primo cambio, sono quei 5 giocatori lì, dall'altra parte ovviamente chi gioca in box play non può decidere, ok, sono quei 4, magari uno di quelli è penalizzato, però in caso manca questo... Scusami, bellissima azione del Lugano che purtroppo finisce con un fischio per giusto fischio, perché un giocatore di Thurgovia è rimasta giù per terra senza conseguenze. Ecco, dimmi, anch'io che sono stato arbitro,
ritengo questo fischio giustissimo, perché la giocatrice era giù, ha fatto bene l'arbitro a fischiare. Ma guarda, allora è meglio fischiare che non si è fatto niente, che si potrebbe continuare, perché c'è la regola che se c'è un giocatore a terra fischi quando c'è il possesso della squadra del giocatore. Sì. Però a questi livelli, che lunedì vanno a scuola o al lavoro, è meglio fischiare subito, come dico, per niente, che rischiare un infortunio. Sì, diciamo un fischio in più che non è contemplato, ma per logica, perché sei lì nell'azione e ritieni che devi fischiare, che non fischiare magari se va avanti l'azione, la giocatrice rischi che comunque tu dici lunedì vanno a scuola o al lavoro, ma ricordo che domani c'è la seconda partita. Beh, ma allora al limite se una è infortunata il coach avrà un problema che deve sostituirla. Esatto, anche da quella parte lì ricordiamo che sono 5 partite e se hai infortuni la cosa si fa dura. Beh, ma al limite una delle due viene eliminata prima del previsto. Però se non vai al lavoro perché ti sei fatto male a giocare a hockey, esatto, poi siamo in un periodo con i tempi che corrono, è meglio evitare. Ecco, siamo tornati in cronaca. Lugano riparte con un tiro un po' troppo lungo, però Lugano insiste, tiro in gol e parata di Kiss. Io direi che siamo entrati gli ultimi 3 minuti. Lugano però vedo che finita la penalità del contro il Turgrave, ma giustamente, cosa che non che il Turgrave non faccia, ma ci crede un pelino di più, che cioè sta, mi sembra che nell'ultimo non dico minuto, ma adesso mi smentisce magari il Turgrave che sta attaccando, ha aumentato un pelino il ritmo il Lugano. Ma indubbiamente, qui è bellissima azione, ha tentato la deviazione, cioè passaggio per una deviazione sotto porta della finlandese, purtroppo non è riuscita a deviare il disco e l'occasione è sfumata. Però bella la preparazione e la visione di gioco. Sì, e adesso ricordo che adesso c'è stato un fischio per un offside del Lugano, direi anche giustissimo, arbitro molto attento. Ricordiamo, gli arbitri sono i signori Fabrizio Rivera e Aris Biagi, due giovani arbitri, diciamo, ma molto talentuosi, che hanno, permettimi il termine, l'onore di comunque arbitrare una semifinale svizzera di Serie A femminile, cosa che anni fa poteva essere un po' snobbata, ma adesso il livello si è anche alzato. Ma sì, sicuramente. Beh, io conosco bene Aris da quando ho cominciato a arbitrare tantissimi anni fa. Beh, esperienza ne ha da vendere, anche se è giovane. Sì, penso, non dico un'età perché sbaglierei di sicuro. Ma gira attorno ai 30 anni, Sì. Quella cifra lì. E anche qualche anno di più. Sì. Però è già almeno 10-12 stagioni che arbitra, quindi la sua esperienza ce l'ha. E ricordo che sia lui che Fabrizio Rivera, se non ci fosse stato l'interruzione del campionato, quest'anno avrebbero arbitrato regolarmente in seconda lega, che tu puoi confermarmi, la seconda lega è comunque un buon torneo. È un torneo rognoso, perché ci sono dei giocatori diciamo d'esperienza che hanno giocato a livello di Serie A e Serie B, che però vogliono giocare così, sì. E giovani rampanti che vogliono, che stanno cercando di salire di categoria. Ecco, scusami, ti interrompo, che c'è il Lugano che ha un'occasione d'oro per nell'ultimo, che ricordo stiamo entrando nell'ultimo minuto del secondo tempo e siamo 1-1 tra HC Ladies Lugano e Turgau Indian. Qui il terzo tempo mi smentirà, e tu anche, spero,
E bellissima parata di Keith con introduzione di gioco, ma stiamo lentamente ma inesorabilmente stiamo su questo punteggio andando verso un overtime. Ma speriamo anche i rigori, va. La tiriamo un po' lunga, magari annoieremo gli spettatori ancora di più. Che ricordo, dovessimo arrivare a pari, cioè dovessero le due squadre arrivare a pari alla fine del terzo tempo, ci sarà un overtime di 20 minuti con morte effettiva, con morte improvvisa. Chi prima segna vince la partita. E forse quelli del Turgovia mi hanno sentito, sono ripartite con una pericolosissima azione, per fortuna è andata, per fortuna purtroppo, dipende chi guarda, è andata a vuoto, però insiste ancora il Turgovia, Lugano recupera il disco ma non riesce a liberare, tiro in porta che non porta purtroppo a niente, Lugano riattacca ma a 4 secondi e 6 decimi si riparte con un ingaggio nel terzo difensivo delle Ladies, dell'HC Ladies Lugano, che tu puoi confermarmi, 4 secondi e 6 decimi sono tanti per fare gol. Ma chi va all'ingaggio della squadra che difende, cioè devi morderlo il dis, mordergli le orecchie a chi ti sta davanti all'ingaggio, non puoi lasciarlo lì e dargli la possibilità di tiro, tanto ma anche poco, come sì, hai ragione, infatti adesso è finito il tempo e ci vediamo nel terzo tempo. Falsa riga del secondo. We'll be right back.
Bene, amici telespettatori di Swiss World TV, che ricordo siamo partner team di Legnano Web TV, siamo tornati qui alla Corner Arena per il terzo tempo di questa semifinale di Serie A Women League, scusate, bisogna usare il termine inglese, Women League, Women Swiss League, la Serie A, detta in parole povere, delle donne, che ricordo siamo, come potete comunque vedere sul teleschermo, siamo 1-1 e il mio commentatore d'eccezione da parte a me, a distanza chiaramente, mi potrà confermare che mancano 20 minuti e se non succede niente o non succedono, cioè non avvengono gol, siamo sulla strada dell'overtime. Ma sicuramente, cioè, ci speriamo, perché ovviamente più occhi da guardare. Ma un appunto, ho parlato col presidente Ladies Team Lugano durante la pausa, non è proprio così contento di come stanno giocando e lui mi ha detto ci stiamo mettendo in difficoltà. Sì, e tu mi hai spoilerato una cosa che doveva essere anche per te un po' una sorpresa, dovrebbe arrivare nel terzo tempo proprio il presidente qui da noi, così che possiamo tastare il suo polso. Ma vedo che hai già esplicitato bene come sta il presidente, ma giustamente, cioè un presidente lo vive a 360 gradi la sua squadra. E scusa se non ti lascio finire, come dicevo prima, dopo 40 secondi del terzo tempo il Lugano passa in vantaggio, va sul 2-1. Tu che magari hai seguito di più l'azione, cosa puoi dire? Ah, bel gioco di bastone dietro la porta entrando e poi ha fatto un bel tiro. Bene, vuol dire che Lugano mi ha sentito. Io ho guffato abbiamo guffato per l'overtime. Lugano non ci sta a fare l'overtime, chiaramente. Beh, ripetendo le parole, diciamo, un po' negative del presidente, del suo stato d'animo, cioè, forse ha portato fortuna alle ragazze, dai. Esatto, ma anche per noi, se dopo, come dicevo, arriva sul presidente, sarà un pochettino più contento magari. Ma penso che 2-1, comunque mancano 19 minuti, penso che sul 4-5-1 sarebbe ancora più contento. Ecco, un'altra occasione proficua per il Lugano, purtroppo non riuscita, ma Lugano continua ad attaccare. Direi che questo secondo gol ha fatto molto bene alla ragazza del Lugano. Beh, rientrando sul ghiaccio così, sicuramente spogliatoio, sono caricate, adesso andiamo dentro, decidiamo, cioè puntiamo la porta e cerchiamo di segnare prima possibile. Sì, e come si dice, il Turgovia è ancora in spogliatoio a bersi il tè caldo. Beh, ma se una entra in pressa, l'altra non può attaccare. Cioè, chiaramente. Tu devi... cioè, puoi subire perché subisci quando gli altri ti pressano, altrimenti se riesci a attaccare perché non riescono a farlo. Cosa che ricordo, Lugano attacca, ma ricordo che in porta al Turgovia c'ha Roxanne Kiss, che devo dire che, e tu mi confermai da portiere, che così come Lehmann stanno giocando una buona partita. Ma ripeto, se all'inizio secondo tempo siamo ancora sul 2-1, punteggio basso è merito dei due portieri. Se la giriamo dall'altra parte, demerito degli attaccanti. Ma se il portiere para, diciamo che la verità sta in mezzo, dai. Esatto. E andiamo avanti con il commento. Vediamo il Turgovia che attacca, contrastato dalle Ladies. Riconquista il numero 58 del Turgovia il disco, che tira purtroppo non nello specchio della porta. Riparte il Lugano con la numero 33, passaggio e gol! Gol del Lugano, bellissima azione corale della squadra e terza rete per l'HC Lugano, l'HC Ladies Lugano. Questo fa male al Turgovia,
cancellando tutto quel che abbiamo detto su, cioè senza togliere quello detto sul, alla portiere del Turgovia, ma questo almeno a lei psicologicamente fa tanto male. Ma no, qui grandissima azione della Finnica del Lugano, gran passaggio sul secondo palo, il portiere lì ci può far poco perché arrivi e devi girare la testa, e ha tirato prontamente, quindi tiro praticamente che poteva solo entrare in gol se era mirato verso la porta. E come hanno annunciato appena adesso dal microfono, ha segnato la giocatrice finlandese numero 33, Karvinen Michel, ha fatto l'assist, e chi ha segnato è comunque quella che dicevi anche tu prima, una vecchia conoscenza che nella, cioè, attuale comunque nella nazionale, Evelina Raselli. Anche lei non è proprio l'ultima giocatrice in pista. No, tra l'altro un cavallo di ritorno a Lugano perché si era trasferita, e mi sembra che è stata via due stagioni, è rientrata questa, mi sembra. È comunque la seconda top scorer delle ladies dopo la finlandese. Ed è tanto dire per una svizzera essere dietro a una signora finlandese che gioca, cioè avere anche l'onore di giocare con la finlandese, che ricordiamo che anche Evelina Raselli da anni è un pezzo portante della nazionale femminile. Però anche lei penso che ogni giorno impari dalla finlandese, da Karinen. Sì, può imparare tanto solo vederla, ma giocare in linea assieme diventa anche più facile andare a portare punti, o come si dice, a sporcare il roster. Esatto, poi se ti fa il passaggio di lei tu non puoi non fare gol. Ah no, indubbiamente, cioè questi sono inviti a nozze per poter segnare i punti e portare la tua squadra alla vittoria. Ecco, un'attrazione del Lugano che viene parata dall'ottima, sempre ottima Kiss, nonostante abbia preso tre gol, perché mi confermerai che anche se prende tre gol, comunque per due tempi ha tenuto in piedi la baracca, così come Lehmann da parte del Lugano. Boh, questi due gol all'inizio del terzo tempo non ha colpe. Come dico, è le sue compagne che sono, diciamo, probabilmente restate in spogliatoio. Ecco, e speriamo che anche per il gioco riescano a entrare. Ecco, come non detto, perché il Turgovia è in attacco, ma viene subito parata da Lehmann, una bellissima parata, subito attenta, che questa era anche un'azione pericolosa. Sì, ma il passaggio è stato fatto dal difensore del Lugano. Quindi un errore del Lugano? Indubbiamente. Quindi questi errori il coach Kapinen dovrà cercare di farne molto meno. Ma lui può far poco, può dirgli giochiamo semplice, non sbagliamo, facciamo i passaggi sulle balaustre, il posto che è in mezzo, ma quando sbagliano c'è, cioè, l'allenatore... Sì, l'allenatore può far poco. Dirlo, no, nel senso, può prendere appunti e cercare di, come dicevamo all'inizio, cercare di l'errore è stato fatto, ma in futuro sbagliare meno. Ma tu puoi dirlo a 50 volte, ma se continua puoi solo dirgli ok, adesso scambio. Ecco, scusami, azione del Turgovia, parata di Lehmann e purtroppo ribattuta ai gol della 58 del Turgovia. Gol della numero Studentova Simona, che penso che, ma anche giusto che sia così, a 14 minuti e 51 dalla fine dimostra che il Turgovia non molla, come anche giusto in una serie di playoff. Ma sicuramente, qui una bella azione, bello passaggio da dietro la porta, tiro. Bel tiro e 3-2. E ho notato una cosa, dimmi anche dalla tua esperienza, le giocatrici del Lugano, Lehmann ha preso il gol, sono andate tutte a picchiare il guantone con lei. Questo è anche un modo per darle fiducia, confermi? Allora, per farle sentire, diciamo,
che, di non mollare. Ma indubbiamente, cioè, nei playoff soprattutto esce il team. Cioè, nella regular season almeno... Scusami, Lehmann, no scusate, la finlandese Karvinen che era partita tutta sola per un'azione solitaria che purtroppo è finita in niente. Scusami Lillo se ti ho interrotto, continuiamo con Lugano che sta attaccando perché come giusto che sia cerca di andare avanti a fare gol e viene interrotto il gioco. E così ho l'occasione di ripassarti la parola. Dimmi quello che stavi dicendo prima. Ma sì, come dicevo, in regular season il giocatore singolo ti fa vincere 4-5 partite, più o meno su 20. Nei playoff sì, puoi avere la straniera che ti fa un passaggio così, ma se non c'è il team non vincerai mai. Esatto, sono d'accordissimo con te. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, ma se non hai l'affiatamento o comunque sul ghiaccio ci vai in un certo modo, non vincerai mai. Beh, per prendere un film di un altro sport, nei playoff soprattutto, quando si arriverà, se si arriverà in finale, chi arriva in finale, la partita decisiva, doni pure un legamento crociato per realizzare quella sporca ultima rete. Esatto, e direi che ti stai riferendo a un film sul football americano. La sporca ultima meta. Film molto bello. E torniamo alla cronaca. Strugovia mi sembra in difficoltà. Lugano con il disco e... Il Turgovia recupera il disco, cerca di uscire, ci riesce, butta solo fuori il disco. Lugano rientra nella zona. Turgovia conquista il disco e riparte. Cioè cerca di ripartire ma Lugano è sempre lì. Turgovia non riesce a liberarsi. Lugano... Numero 16 al tiro, un tiro che va fuori dalla rete, ma Lugano insiste e direi Lillo che Lugano sta alzando un po' l'asticella adesso, cioè sta pressando molto nel terzo del Turgovia. Ma in questo momento ha alzato il ritmo, stanno facendo girare il disco nel terzo, ovviamente se più tieni il disco te meno occasioni dai agli avversari. Esatto, e più passa il tempo e Lugano soprattutto tiene il vantaggio. Ma indubbiamente, beh, una rete di scarto è poco, cioè ribaltare, ci sono state 3 reti in pochi minuti all'inizio del tempo, quindi... Ecco, scusami, un tiro dal lato che purtroppo va a finire in niente, Turgovia... Cerca di liberare, ma fa veramente molta fatica il Turgovia adesso a liberare. E finalmente ci riesce. E va in attacco sempre con Studentova, che riesce a fare gol. Studentova entra e fa gol. E come dicevi tu, una rete non basta. Il Turgovia ha pareggiato a 11 minuti e 22 dalla fine. E questo da una parte non deve, cioè hanno avuto il vantaggio, le ladies non devono mollare fino alla fine, come si dice. Ma la rete è scaturita un po' in modo casuale, il difensore del Lugano era in vantaggio sul disco dietro la porta, è scivolata, ha preso il disco l'avversaria e ha segnato. Quindi come dico, rete un po' casuale. E vediamo che il Turgovia attacca. Adesso è il Turgovia che ci mette tanto, tanto agonismo, cosa che anche lei ci mette, ma adesso psicologicamente è il Turgovia che è avanti. E c'è un fischio arbitrale. E approfitto del fischio arbitrale per introdurre un ospite che... Saprete già tutti se avete seguito prima, perché Lillo l'ha spoilerato, come si dice, ed è il presidentissimo dell'Hockey Club Ladies Lugano, Sidney Piaget.
scusa se magari, cioè, il cognome è giusto, Piaget. E dimmi, come presidente, ma come spettatore, penso che sei lì sul chi vive per questa partita. No, io sono sicuramente come tutti gli appassionati che sono dietro al loro tablet o dietro al loro televisore in questo momento. Sono un po' teso ovviamente, però sono fiero di vedere questa partita di hockey femminile giocato a questo livello. Abbiamo visto, eravamo in vantaggio di 2 reti, adesso 3-3, ed è questo che vogliamo vedere, spettacolo. Sì, dici bene, così come diceva anche poco fa il Bollillo, queste sono vere partite di playoff, non vai, cioè vincere 10-0 in un playoff, sì, però non è, questa è una bella partita, perché sono comunque due squadre che si equivalgono. Sì, sì, a prescindere che se le due squadre sono più o meno al stesso livello, ripeto, è il bello dell'hockey femminile in questo momento. Il nostro campionato offre delle belle partite e delle grandi prestazioni. Abbiamo visto stasera qualche grande giocata sia dalla parte delle Ladies sia dalla parte dell'Indian. Tuttavia, tutti i gol quasi sono risultato di qualche errore di troppo. Sì, quello che diceva anche il Bollillo prima, che chi sbaglia di meno la porta a casa. Comunque, Sydney, come si dice, ho visto un po' la classifica, sono 4 squadre, cioè delle 4 squadre che sono in semifinale è rimasto fuori un Neuchâtel, e questo dice anche tanto sulla crescita dell'hockey svizzero, perché il Neuchâtel non è proprio l'ultima squadra, ma è rimasta fuori quest'anno. No, assolutamente, Neuchâtel l'anno scorso ci hanno messo in grande difficoltà, l'anno scorso purtroppo per loro non hanno potuto chiudere il campionato, sono stati fermi sul più bello in finale per via delle condizioni sanitarie, e quest'anno hanno avuto un po' meno chance, diciamo, però lo stesso Neuchâtel fa sempre un grande lavoro, mezzo Academy, ricordiamo Yann Gigon, l'allenatore, molto apprezzato. Sì, io l'ho anche conosciuto a un corso GS, molto, molto competente. Ecco. E una domanda che facevo a Lillo, che però lui non lo sa, che magari puoi rispondere tu. Io ho detto che la Serie A è un po' il vertice dell'hockey femminile svizzero. Tu puoi confermare che sono 6 squadre? Io dicevo sono solo 6 squadre, ma sono 6 squadre con tanta qualità. Sì, allora quest'anno per l'ultimo anno siamo 6 squadre, l'anno prossimo nella Women's League saranno 7 squadre. Proviamo a questa mossa, proviamo a vedere se è una mossa che potrà anche alzare ulteriormente il livello dell'hockey svizzero, e come hai detto tu, la Women's League è il vertice dell'hockey svizzero, e a livello europeo purtroppo ci manca ancora qualche cosa, la cosa principale, ci manca un po' di pubblico, ci manca la televisione, però stiamo lavorando sodo e voilà, purtroppo quest'anno paghiamo a caro prezzo il fatto di non avere pubblico. Si nota anche nello spogliatoio, si nota sul ghiaccio, a volte mancano qualche emozione, manca un po' il fuoco da parte delle nostre giocatrici, ma è normale, si allenano 4-5 volte a settimana più 2 partite il weekend, si gioca per emozione, si gioca anche per il pubblico, e questo viene a mancare adesso. Ecco, grazie ai Sydney, Lugano adesso gli ultimi 8 minuti. Ma così come anche il Turgovia sta cercando quel gol che permetterebbe di non andare a overtime, che puoi confermarmelo anche da spettatore, ma anche da presidente, che ma anche chiedendo magari a qualcuno del Turgovia, comunque una serie lunga, e andare già alla prima partita all'overtime fa... non è un bene per... cioè domani si gioca meno di 24 ore si gioca la seconda partita in overtime. Se mi permetti, sì, scusa. Se mi permetti, ci siamo allenati tutta la stagione per questo, per reggere le 2 partite al weekend. Adesso loro hanno fatto allenamenti dal mese di maggio a secco, poi sul ghiaccio dal mese di agosto, e siamo pronte, però
anche Thurgau è pronto e questo fa bene, ripeto, fa bene all'hockey femminile vedere questo. Sì, scusami allora se però ragionando, magari ragionavo in modo sbagliato. Comunque mi confermi che, cioè, così come anche le altre due squadre che ricordiamo sono Zurigo. Adesso time out da parte del Thurgau, ovviamente hanno capito che c'è grande pressione, manca poco tempo, è chiaro che il prossimo gol farà male a chi lo riceve. Sì, ti do pienamente ragione, penso che anche Lillo mi conferma. Non lo so, perché fino adesso le reti subite hanno dato uno stimolo in più a chi ha subito la rete. Per recuperare, quindi aspettiamoci di tutto. Esatto, questa partita è talmente pazza che possiamo aspettarci di tutto. Ringrazio di nuovo chi è all'ascolto in questo momento, io torno giù vicino alla panchina e vi auguro una buona fine partite e per cortesia continuate a seguirci, abbiamo bisogno del vostro sostegno, grazie. Grazie Sidney e anche noi ricordiamo che sostenete questa squadra che, come avete sentito dalle parole del presidente, fa veramente uno sforzo enorme per poter giocarsela a questo livello e il 3-3 a 6 minuti e 57 dalla fine di questa prima partita di playoff ne è tutta la dimostrazione. E torniamo al commento. Il Thurgovia attacca, Lugano si difende bene, perde il disco, Lugano riparte col disco. Ogni minuto che passa è possibile, ogni azione può essere l'azione decisiva. Lillo, tu che hai fatto mille partite e tanti playoff, cosa può essere? Può essere un'azione solitaria o un errore della squadra, un errore del portiere che può fare la differenza per non andare all'overtime in questo momento? O dici che magari i due allenatori vogliano piuttosto andare ai rigori? Ma sono sempre i dettagli che decidono, poi dopo può essere il cambio sbagliato, il passaggio sbagliato, la penalità, non si può mai dire. Diciamo che, facciamo andare avanti il gioco. Esatto. Ricordiamo, il disco adesso è in possesso del Lugano che cerca pressato di quasi fare gol. Ha avuto una bellissima occasione. Lugano adesso sta pressando. Il Thurgovia riparte. Non aggancia il disco e va al cambio la giocatrice del Thurgovia, ma l'altra, la Studentova, che è una sniper, come ricordavamo la Karinen del Lugano, ma anche la Studentova del Thurgovia. Non ho le statistiche, ma così a vederla mi sembra che lei è un bello sniper. Cioè ha dimostrato, almeno in questa partita, di essere... cioè, come dicevi anche tu, che come straniera di fare la differenza. Beh, ma lo straniero è ingaggiato per fare la differenza. Quindi... sì, chiaramente. Si spera che possano fare... e darci ancora spettacolo. Speriamo, così come anche diceva il presidente delle Ladies. E vediamo che c'è stato un fischio. Tu hai visto magari se era un icing, se... comunque ripartiamo dal terzo di difesa del Thurgovia. E ricordo, per chi si fosse perso e veda solo il tabellone, è un 3-3 questo, che sono 6 reti, confermami Lillo che una più bella dell'altra come rete. Quindi, o almeno la maggior parte. Ma come qualcuno ha sempre detto, non mi interessa che sia bella, può essere la rete più brutta del mondo, ma l'importante è che il disco passa la linea rossa. Sì, infatti sul tabellone non c'è scritto bel gol o brutto gol, c'è scritto bisogna arrivare un gol in avanti dell'avversario. E poi ci può essere i giornalisti, la televisione, i tifosi che vengono chiamati a votare il gol più bello della stagione,
però per i giocatori non importa la bellezza del gol. Esatto, e ecco, riprendiamo con Lugano che attacca. Vediamo il numero la Raselli, numero 14, che dal lato cerca il tiro. Fischio arbitrale perché è caduta. Finita contro le balaustre. Finita contro le balaustre. Sì, c'è stato, ha tirato, c'è stato un contrasto involontario con un'avversaria e purtroppo è caduta male. Da come è arrivato sulla balaustra non vorrei che... Ah beh, si sta rialzando, dai, meglio così. Sta rialzando, ma sta arrivando, immagino, il dottore della squadra per precauzione. No, vediamo che esce sulle sue gambe e questo è positivo. No, una Poschiavina alla testa dura. Spero che ci siano anche i Poschiavini, così ti abbiano sentito. Che è un complimento, eh. Beh, anch'io sono un montanaro, quindi abbiamo la testa dura, non c'è problema. Bene, andiamo avanti. E spero che dopo questa sia anche un ulteriore... Cioè che Raselli torni ancora più carica e arrabbiata per finire gli ultimi 3 minuti del tempo, 3 minuti e 20. Adesso vediamo il Turgovia che attacca. Contrastata dalla numero 92 del Lugano. Lugano si rimpossessa del disco. Retropassaggio. Va a Lugano. Dal lato. Fa girare il disco. Aspetta la sua compagna che non ha visto cosa voleva fare. Resta nel terzo del Turgovia il disco. Passaggio al numero 5. Nicola Giannettoni. Che entra... che cerca di andare in avanti, passaggio sulla blu, tiro, niente da fare, ancora, e para Kiss para. E direi che, ritornando al discorso sui portieri, Kiss non molla, così come Lehmann dall'altra parte, e come giustamente dicevi all'inizio, loro sono almeno 60%. Anche di più, ma come ha ben chiarito il presidente, da 10 mesi che si stanno allenando, prima secco, poi sul ghiaccio, per arrivare a questi punti. Sì, e poi come dicevamo noi anche all'inizio, che riprendendo un po', quando arrivi anche a questo punto, non conta più il fisico, conta relativamente è la testa che ti fa andare avanti. Ovviamente, cioè io quando, un aneddoto, cioè le partite importanti tipo il playoff, partita del sabato, mercoledì cominciamo a non dormire. Cioè, partita a partita, dopo l'importante è che una volta che entri in spogliatoio ti rilassi e ovviamente pensi alla partita, ma con un'altra concentrazione, non con un'agitazione. E ti interrompo, mi scuso ancora se ti interrompo più volte, ma siamo a un ingaggio nel terzo di difesa del Turgau Indian, scusate. E mancano esattamente 2 minuti. Questi sono gli ultimi 2 minuti dove penso che i due allenatori cerchino l'azione da gol. O pensi che vogliano almeno tenere... Ah, scusa. Azione del Turgovia con il numero 10 prontamente fermato da Lehmann. Ecco, come dicevo, adesso è 1:42, prima erano 2 minuti, come dicevi anche tu prima in cronaca, ogni minimo errore, questo è stato un errore del Lugano, partita quella del Turgau poteva costare caro. Beh, a 2 minuti dalla fine, sul 3-3 al terzo tempo, sei già a un livello di morte improvvisa. Sì. E dopo il tempo è ancora meno e quindi attenzione, ancora di più. E ogni disco pesa ancora di più. Brucia. Ecco, brucia, diciamo che brucia. Ma dopo in quei casi lì cerchi di dare il disco a chi è più forte tecnicamente, a chi fa la differenza in fatto di punti, che è già più abituato a avere le occasioni importanti. Sì. Però dopo l'importante è tutto il team, lo ripeterò sempre, nei playoff è il team che vince. Sì, ricordiamo che è il team che vince, come giustamente dici tu,
Ed ecco, siamo entrati nell'ultimo minuto e la Stutentova prova il tiro parato, ma brivido nella schiena. Penso che quelli che sono a casa sul divano sono si sono quasi ribaltati dopo questa azione. Ma non è stato un tiro secco, lei è andata troppo sicura, sono i tiri più pericolosi questi qui. Ecco, l'altra azione, parata di Lehmann. Questa poteva essere una grande occasione del Turgau e, come dicevo prima, il Turgovia non molla fino alla fine. Non che il Lugano non voglia mollare, ma il Turgovia è la tipica squadra svizzero-tedesca ed è un loro merito che non mollano fino alla fine. Dai, non siamo ancora a livello di donare un legamento crociato, una clavicola a questo punto sì, però per segnare. Esatto, a 16 secondi dalla fine questa è l'ultima azione del Turgau che potrebbe portare a una clamorosa rete, perché dovessero segnare sarebbe da una parte un peccato, cosa che invece a 3 secondi dalla fine siamo a un ultimo tiro del Turgovia che per fortuna è andato alto, che però poteva costare caro. E ricordo che 3-3, pausa di 15 minuti e overtime, che significa 20 minuti di gioco, ma il primo che segna ha vinto. Va bene così? Thank you.
We'll be right back.
Eccoci amici telespettatori di Swiss World TV, che ricordo siamo partner team di Legnano Web TV. Rieccoci qui alla bellissima Corner Arena, struttura bellissima per l'hockey su ghiaccio, per la partita tra Hockey Club Ladies Lugano e Thurgau Indian. Siamo a 35 secondi dalla fine della pausa a iniziare l'overtime. La morte, la sudden deed, ho detta in italiano la morte improvvisa. Puoi magari illuminarci su cos'è, Lillo? Ma è semplice, chi segna ha vinto. Ok. Una cosa semplicissima, la tensione è ancora più alta perché non puoi sbagliare. Quindi per fegati forti. Sì. Anche per il mentale forte, cioè, perché qui devi sempre dar qualcosa in più. Quindi se c'è qualcuno che sta guardando la partita ed è cardiopatico, consiglio vivamente di lasciare perdere la visione, perché veramente stasera i contenuti agonistici sono veramente a livello di playoff. Ma indubbiamente partita, diciamo, nervosa, nel senso tantissimi errori, anche dovuto che arrivi al playoff che aumenta la tensione, però bella partita. Sì, bella partita, e per i primi 30 secondi vediamo che il Turgovia che attacca. Per dopo. E vanno avanti ad attaccare. Direi che comunque tutte e due le squadre vogliono la vittoria. Arrivi qui, però devi fare attenzione a non cercarla troppo, non scoprirti troppo, perché, come ripeterò sempre, esatto, scusa se ti interrompo, in questo caso l'Evelina Raselli era leggermente al di là della linea prima del disco che aveva in possesso la sua compagna, che ricordiamo, questo porta a un offside. Sì, anche perché ha fatto una finta, e di solito quando porti il disco devi entrare diretto, perché il tuo compagno entra diretto, se tu fai la finta lo segui, anticipa l'entrata e diventa fuori gioco. Ecco, un possibile contatto tra due giocatrici che non è niente secondo l'arbitro, che era lì, e continua il Lugano ad attaccare. Disco nel terzo del Thurgovia. Passaggio. Un tiro che non pericoloso perché non era nello specchio della porta, ma se ci fosse stata la giocatrice del Lugano a deviarla, poteva essere pericoloso. Ecco un altro, ecco il 24 del Lugano. Purtroppo la giocatrice del Thurgovia le ha impedito il tiro proprio all'ultimo. E un'altra occasione. Direi che sono passati meno di due minuti, ma i tiri in porta ce ne sono stati. Ma indubbiamente, probabilmente sono ancora più nervose dell'inizio, stanno sbagliando tanto. Il difensore del Thurgau stava guardando il disco e non l'avversaria che gli è passata dietro. Fortuna che il portiere ha parato. Sì, come dicevamo, abbiamo detto comunque in cronaca, il portiere fa il 60% e lo sta anche dimostrando in questo overtime. Sia Kiss che Lehmann hanno la concentrazione ancora molto alta. Ma indubbiamente, cioè, sono sicure dall'inizio, quindi vogliono farlo per tutta la partita. Esatto, poi come ricordiamo che questa è la morte improvvisa, chi segna vinto è ancora più, cioè, un minimo errore ti costa veramente caro. Indubbiamente, cioè, il disco se vuole passare, che c'è pertugio proprio millimetrico, passa e può decidere. Ecco, scusami, c'è Evelina che entra nell'area di porta del Thurgovia, passaggio in mezzo non preso dalla sua compagna, disco che esce, Lugano cerca di recuperare, non è icing, non è icing, Lugano riparte. Diciamo che, come dicevamo anche prima, sia Lugano che il Thurgovia non lesinano le forze, quindi, come dicevamo, così come diceva anche il presidente Sidney Piaget,
da maggio che stanno facendo condizione, si vede, cioè non stanno mollando un metro, come si dice. No, indubbiamente, ma poi cioè, anche se hai preso il colpo che... Ecco, scusami, il Turgovia attacca con la numero 26 che non riesce a far partire il tiro. Esce, ecco Lugano, parte con la Kalinen, azione da gol, purtroppo cade sul più bello, purtroppo cade sul più bello, ma va avanti a giocare, passaggio, tiro, tiro e parata. Signori, questa è stata una grande azione, io ho la pelle d'oca e penso che anche tu Lillo hai la pelle d'oca. No, ma è stato un grandissimo passaggio sulla finlandese che ha fatto tutto bene e anche i grandi sbagliano. Esatto, è caduta nel momento sbagliato, poteva cadere nei primi 60 minuti ma non adesso. Sono cose che capitano. Esatto, ma però bisogna dire che è andata avanti nell'azione, cioè è caduta, si è rialzata, è andata a cercare il disco, così come le sue compagne hanno cercato di aiutarla. E riprendiamo la cronaca, ecco Lugano che torna, riparte dalla difesa con la numero 23, passaggio troppo lungo, intercettato dal Turgovia, Turgovia entra nel terzo, riparte il Lugano, va a Lugano, cerca di uscire, sta cercando la compagna giusta, passaggio, entra nel terzo, scarta una giocatrice, tiro, intercettato, cioè era un passaggio, tiro, parata, ancora Lugano, cerca di, però è stata ripresa dalla giocatrice del Turgovia. Cade la giocatrice del Lugano, l'arbitro dice che si va avanti, Turgovia in attacco, Turgovia in attacco, parata lì Lehmann, riparte il Lugano subito, ecco con il numero 24, passaggio, tiro al volo, bellissima parata di Kiss. Ma anche bellissima azione. Sì, bellissima azione, ma diciamo dal lato del portiere chiedo a te. Ma certo. Benissimo sia il portiere che le giocatrici del Lugano. Sicuramente bello il passaggio, bello il tiro e ottima la parata. Ecco, andiamo avanti, siamo nell'angolo, il Turgovia riconquista il disco. Noto che mancano 14 minuti e 27, ma queste due squadre sembra che stanno giocando il primo tempo, non l'overtime. Ecco ancora con Lugano, con la numero 24. Entra nel terzo, viene fermata in modo irregolare da una giocatrice del Turgovia che riceve giustamente dall'arbitro Rivera due minuti, e questi due minuti potrebbero essere due minuti sfruttati bene dalle ladies. Ma indubbiamente devono far girare bene il disco, devono far aprire il box difensivo, altrimenti, e fare attenzione al momento che rientra la giocatrice avversaria. Sì, profondità potrebbe essere. Passaggio, tiro e gol! Gol! Gol della linea blu del Lugano che si aggiudica questa prima partita con un gran tiro. Il Turgovia, la giocatrice del Turgovia paga il suo fallo in modo veramente, gli costa veramente caro sia lei che alla squadra, ma come hai già ripetuto tutto in cronaca, chi è il spogliatoio che ha perso cancella tutto domani in un'altra partita. Confermi? Ma prima cosa, che cioè il portiere del Turgovia ha fatto una grande partita, ha fatto un errore che si è lasciata sfuggire il disco in mezzo ai gambali, è passato, probabilmente gli ha sfiorato i gambali, ma aveva la forza e la velocità giusta per poter passare e finire in fondo alla porta e decidere la partita. Quindi non cambia niente sul giudizio. 1-0 per Lugano, ma la serie è ancora lunga, ricordiamo. È aperta, tra l'altro. Adesso abbiamo la premiazione del miglior giocatore in pista. Viene mi ricordano dall'Hockey Club Ladies Lugano, mi ricordano di ringraziare il signor Daniele Gianfreda,
e la signora Amalia, rappresentanti da DCV Sanificazioni, che saranno loro a premiare le due giocatrici migliori di questa partita, che direi che non fanno una grinza. Cioè, per il Turgovia, il Turgovia Indian Ladies, la numero 26, ah scusate, non voglio dirvi chi prima che aggiungiano. Ecco, scusate, ho spoilerato il nome, ma per le Turgau Lesi viene premiata Nicole Vallario, numero 26, che ricordo è ticinese, emigrata di là, oltre Gottardo, per studio lavoro. E per il Lugano viene premiata Nicla Giannettoni, numero 5. Anche lei è una giovane cresciuta nei vari vivai maschili del Ticino e poi giunta qui nel massimo campionato svizzero femminile. Ecco, anche un tuo commento da quel lato lì. Direi che avere anche una squadra di vertice come il Lugano in Serie A per una giovane che magari vuole cominciare l'hockey sia anche un bel sogno, diciamo, una bella realtà dove poter arrivare. Cioè, quando finisci novizio, junior, una volta ti dicevano adesso devi smettere perché non puoi andare avanti, invece adesso con se Lugano o altre squadre del resto della Svizzera che sono aumentate con gli anni, le ragazzine quando iniziano a giocare a hockey hanno un obiettivo fisso e una Nicla può puntare a una nazionale. Ma indubbiamente, cioè, in qualsiasi sport, quando c'è il risultato di uno sportivo, cioè, invogliano i ragazzini a voler fare quello sport, che sia l'hockey, che sia il basket, che sia calcio, che sia lo sci o il tennis. E questo fa parte della psico umana, che vogliamo sempre fare quello che è il meglio adesso. Cioè, ovviamente non andresti a fare un lavoro mal pagato, faticoso, se puoi farne un altro che ti diverte di più. Esatto, e su questa bella conclusione di Lillo, che ringrazio per avermi fatto compagnia qui a Lugano, che ricordo non è così freddo come altre piste, però il freddo si sente dopo un po' a stare fermi. Ma io ringrazio l'opportunità, che tra l'altro mi è stata lanciata oggi pomeriggio, il primo pomeriggio, e praticamente ho ricevuto una chiamata da parte di Simone, mi ha detto devi rispondermi sì o no, stasera ci sei, a far cosa? Prima ho accettato volentieri, ringrazio tutti gli spettatori che ci hanno seguito. Ringrazio anch'io e ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito dall'inizio e non se ne sono andati o si sono addormentati, sperando che abbiamo fatto una cronaca degna comunque ricordo della partita che ha vinto Lugano, ma io direi che ha vinto tutto l'hockey femminile, perché è stata una bellissima partita da tutte e due, da entrambe le parti. Sì, sì. Confermi? Sicuramente. Concludere ringraziando tutti, anche chi era a casa o chi era in giro con i telefonini che ci ha seguito, e augurarvi a tutti una buona notte e una buona domenica. E ricordiamo che, proprio come hai detto tu, domenica, domani è in programma Turgovia Ladies Lugano, la seconda partita di questi playoff. E noi ci saremo con Swiss World TV sabato prossimo, qui sempre a Lugano, alla bellissima Corner Arena, per la terza partita, che può essere già decisiva, ma vedendo com'è andata questa non è detto, l'equilibrio regna ancora sovrano, almeno fino a essere smentito domani. E dicendo questo, cari amici spettatori, concludo e vi ringrazio
ancora di averci seguito. Buona serata e